Beh, siamo un'altra volta a casa dell'amico Giacinto Sica. Questa volta ci ha invitato perché voleva farci vedere due libri scritti in inglese, di cui state cominciando a vedere le immagini, pubblicati nel 1943. Dell'intelligenza americana, questo diciamo lo spionaggio, Ah sì? eh sì, l'intelligenza. Senti, comincia a prendere in mano i libri e Allora, parlaci un pochettino del libro stesso, quello che ti viene in mente, senza. dunque, questi libri io li ho ricavati quando gli americani sono andati via da Foggia. Allora hanno preso tutto ciò che avevano, che era di superfluo, l'hanno buttato. Io pazientemente mi sono messo, ho raccolto, ho visto quello che potevano interessarmi e quindi poi l'ho rilegato, cioè legandoli con una cordicella. Questo anche il laccio è americano, perché stavano lì. E io vedevo quelle che le pagine che potevo ricavare, le ho messe tutte assieme e quindi ho formato questi libri. E sono stati, diciamo, utili a farmi rivivere i tempi che abbiamo passato, che io con gli americani ho lavorato, cioè sono stato a lavorare. Allora, di che si tratta in particolare? Com'era l'esercito italiano, cioè, tutto, lo spionaggio, quindi ciò che si potevano ricavare, quando prendevano di paga gli ufficiali, i soldati, ci sono tutte le mostrine. Facciamole vedere. Ecco, qui sono gli aerei, ci sono illustrati gli aerei con l'armamento dei vari aerei. So che l'amico Tommaso Palermo li ha utilizzato qualche foto tratta da Sì, questi li ho libri portati per. lì all'università, quindi le ho fatte vedere. Infatti ha fatto la fotografia sul libro che ha scritto, c'è la fotografia di Tratta da solo questo. della copertina. E Guarda. ci sono gli armamenti che avevamo qui, quindi il calibro della portata. Ecco, tutti gli emblemi delle forze armate italiane. Qui sono tutte le mostrine che avevano per distinguere tra una da un all'altro, i baveri. Sono tutte illustrazioni per far conoscere, diciamo, come eravamo noi armati. Qui ci sono i diversi vestigi delle diverse, cioè non solo italiani, ma ci sono quelli tedeschi, quelli spagnoli, quelli coloniali. Insomma, gli americani hanno pubblicato questo libro ad uso interno, infatti ho visto che è stato pubblicato il 15 settembre del 43. Cercavano tutte le nostre leggi che potevano essere utili per loro che venivano a combattere qui. Certo. Ecco, i bersaglieri, sono gli ufficiali, il libretto personale di un militare. Qui anche il libretto personale. Qui sono soldati che stanno al fronte. Vediamo anche l'altro. Sì, poi comunque questo è più illustrato perché qui ci sono disegnate tutte le navi.
Ecco, ci sono stato per stato, questo Vediamo. degli Stati Uniti, e quindi ci sono gli armamenti, le corazzate con la stazza dell'armatura. Ecco. E così via dicevo, ci sta anche per altri paesi. C'è l'altezza delle navi, le misure, sono tutte. Ci sono le foto, ci sono le foto e ci sono gli schizzi. Ci sono visto anche le navi giapponesi. Sì, poi questi sono giapponesi, il vessillo, e poi ci sono le imbarcazioni. Questi mi sono quelli tedeschi. Tedeschi. Ecco, l'armamento che avevano, la stazza delle navi, tutto, la fotografia, poi sono gli schizzi illustrati. Ecco, questa è la Cavour, sono le navi italiane, la Littorio. Cavour, lo stesso, Littorio, la Doria, l'Andrea Doria, Bolzano, Doria, sono, diciamo, le diverse navi, la Gorizia, il nome delle navi che avevamo, All'epoca. Montecuccoli, la Garibaldi. Classe Regolo Garibaldi, questo navigatore, classe DD, la Luigi Cadorna. Giacinto, La spica. come arrivavano le notizie all'epoca, le notizie della guerra? Voi a Foggia non sapevate niente, Ma oppure arrivava qualche ci notizia? Un po' sentivamo la radio, c'era la radio Londra che trasmetteva in italiano, e poi notizie che si apprendevano così a voce di popolo, con passaparola. Sono le uniformi Ah, vediamole. italiane. Ecco, uniformi e i gradi con ecco, anche qui sono gli impegni, i fregi. Per distinguere a seconda del corpo che appartenevano. Questi sono spagnoli, quindi nello stesso ci sono. Le illustrazioni. Che Ecco. bello.
Sei mai stato, Giacinto, a visitare il museo che c'è a Foggia, No, che tratta proprio di tutti non i esco, cinieri io della non guerra? esco più, no. Già, ormai siamo al 99 e passando, Purtroppo quindi non insomma. posso uscire. Va bene. Allora, grazie, grazie Giacinto. Niente.